Hi guys, welcome back to my channel. Ciao a you. Questa cosa dei tutorial americani mi sta sfuggendo di mano. Ciao ragazzi, oggi mi preparo con voi. Sono millenni che non ne registro forse uno. Oggi volevo farmi provare con voi, truccarmi magari con le nuove cosucce, fare un video chiacchiericcio. Vado a portare questi capelli. Eccoci qua! Allora, oggi in questo video voglio farvi vedere un everyday makeup, insomma un makeup che utilizzo magari tutti i giorni. Voglio fare, mi preparo con voi perché mi manca un pochino chiacchierare in un video che non sia un vlog. Vado ad utilizzare questo prodotto qui della Urban Decay, della Naked Skin, ed è il One and Done. Questo qui che utilizzo io adesso è nella tonalità medium. Ho già fatto un altro video, come potete vedere l'occhiaia è un pochino più coperta. Ho fatto un altro video, oh, maledetti capelli. Ho fatto un altro video dove vi mostro appunto come copro io l'occhiaia scura. Non so se caricherò prima quello oppure questo, mi preparo con voi. In questo momento applicato così sembra tipo che mi sbianchi, però se aspettate tipo un 2 minuti ritorno al colore normale del mio sottotono di pelle. Oggi mi preparo con voi perché in realtà non devo andare da nessuna parte. Yeah. Avevo un pochino voglia di truccarmi, avevo finito le cose da fare sinceramente oggi, oddio, e avevo voglia un pochino di truccarmi. Celeste, mi sono dimenticata come si è fatto. Non è vero, sto scherzando. Voglio organizzare qualcosuccia di carino per quando ci vediamo la prossima volta. Vabbè, io dico ci vediamo meno, ma sembra che non ci vediamo mai, perché sono tipo abituata a vederlo sempre, tutti i giorni, ogni secondo. Mi ero tipo abituata a sta situazione quando lui svolgeva un'altra tipologia di lavoro. Adesso però devo cercare un attimino di abituarci entrambi. Come vi dicevo, voglio fargli qualcosa di carino, ma non so cosa. Inizialmente avevo pensato di, che ne so, da portare in macchina qualcosa di sfizioso, tipo quelle piccole mini champagne mini, con le fragoline glassate, si dice, glassate con il cioccolato, oppure di fare tipo dei mini tortini, però con il pan di Spagna ha già fatto. Se sentite grida, parlare, ecco, io non vivo mai in solitudine, quindi ci sono tante persone di là che chiacchierano. Allora, mentre mi trucco parlo con voi, se no si fa mezzanotte, vado ad utilizzare questo prodotto che vi facevo vedere nell'altro video e che è il mio preferito per quanto riguarda le sopracciglia, ed è questo qui, il delineatore in crema di Diego Dalla Palma. Lo vado a stendere con il suo pennellino, che è fantastico, e vado a fare le mie sopracciglia. Allora, come vi stavo dicendo, voglio utilizzare uno di quei pan di Spagna già confezionati. L'ultima volta ci ho fatto un mini tortino, è venuto buono, ho fatto tipo la panna, io ho messo gocce di cioccolato, una glassa, una cremina alle fragole, ho preso una ricetta da un sito, non mi ricordo nemmeno quale. Ma ragazze, perché, cioè, se devo comprare tutti gli ingredienti per una mini tortina, iniziando da facendo anche il pan di Spagna, mettendoci tutto lo sbattimento, a parte lo sbattimento, ma conviene comprarli già fatti in pasticceria, cioè, economicamente sembra che sia la stessa cosa, cioè io spendo di meno quando un dolce lo vado a comprare in pasticceria piuttosto che quando lo faccio tipo in casa, tra le mille cose che ci vogliono, tra le mille glasse, perché io poi non mi accontento di un solo gusto, tipo me la torta mi piace con le fragole, poi uno strato di cioccolato bianco, uno strato di cioccolato fondente, le goccine, le goccette, quindi quelle volte mi conviene comprarle le cose. No, non lo so se voglio fargli delle tortine così magari piccoline a forma di cuore, oppure soltanto qualche mini champagnino con appunto le fragole glassate. Non lo so ragazzi, vorrei fare qualcosa di carino, di sfizioso, consigliatemi anche voi, perché alcune volte su queste cose sono assolutamente negata. Bene, vado ad utilizzare quest'altra matita qui di Diego Dalla Palma. Questa qui è la numero 102. Gli vado a fare una piccola temperatina. E questa qui la utilizzo nella parte iniziale, perché la matita riesco a gestirla meglio, quindi non voglio che sia troppo scura
nella parte iniziale. Questi prodotti per sopracciglia, ragazze, giuro, li sto amando, li sto amando. Un altro po' il delineatore in crema, c'ho un buco esagerato perché tipo lo prendo sempre dal centro, ma sono bellissimi. Ok, sopracciglia fatte. Non so perché sto prendendo il vizio di girare i video di sera quando ormai c'è una faccia sbattuta. Non lo so, mi voglio troppo bene. Vi mostro a voi tutte le mie grazie. Allora ragazze, adesso passiamo al viso. Oggi vi giuro una cosa incredibile, non so cosa sia successo, ma su Facebook mi ha aggiunto tutto il Medio Oriente nell'amicizia. Non so, mi stanno arrivando richieste, ma oggi ne avrò ricevute una ventina dal Medio Oriente, una cosa pazzesca. Ok, sono molto desiderata in Medio Oriente, se qualcuno mi dà 50 cammelli, quasi quasi faccio un messaggio. Sto scherzando. Allora, ora voglio provare con voi questi prodotti, queste palette qui di Paola P, che mi ha gentilmente inviato appunto per provarle. Con voi oggi utilizzerò questa qui, che tutti i miei prodotti qui, e questa qui in polvere, perché qui c'è anche la palette per il contouring invece con i prodotti in crema. Potete vedere anche le mie pucciate con il dito, perché non riesco mai a stare ferma. Quando mi arriva un prodotto subito devo provarlo, e magari qualche volta utilizzeremo insieme anche questa qui, sicuramente un altro che mi parlo con voi. Ora vado ad utilizzare la palette appunto delle polveri. Una cosa che adoro di questa palette, che mi piace tanto, è questo prodotto giallino, che io lo utilizzo sotto le occhiaie qui, perché è molto tenue e per pelli, insomma, diciamo, nostrane, va? Perché la banana powder, ad esempio, e la cifra gialla che ho di MAC mi fanno un effetto nero sotto gli occhi, perché appunto sono più indicate per persone che hanno la pelle nera piuttosto che delle carnagioni chiare. Vado a miscelare insieme questi due colori, questo qui e questo qui, li misceno insieme. Questi ricini sono fantastici, brillano in maniera assurda, li sto adorando. Se ci mette sotto le luci artificiali, appena mi muovete, sono tipo boreali, come l'aurora boreale, fanno mille e passa colori. Quello che vado a fare non è assolutamente un contouring perfetto, ma è, diciamo, il modo in cui lo faccio tutti i giorni, ecco, in maniera veloce, perché non è che possiamo stare sempre lì a vedere le minime perfezioni e tutto. Stendo anche un pochino, faccio anche un leggerissimo contouring al naso, al mio nasino piccolino. Ma piccolino, inoinoinoino, guardate, non si nota il mio nasino, per questo gli faccio un piccolo contouring. Ora vado a prendere lei, la Vice Reloaded di Urban Decay. La apro e non so assolutamente che colore scegliere, sono tutti bellissimi. Vado ad utilizzare Smog è questo marroncino barra dorato barra fantastico. Comunque la palette di Paola P, per quanto riguarda il contouring in polvere, è molto molto bene. Non so cosa ci faccio che sto cuoricino nei miei pennelli, questa penna, ma vabbè, lo lascio, l'avrà messa la mia nipotina. Vado a prendere un pennello, vado a prendere un pennello da sfumatura, così, e applico il colore su tutta la mia palpebra mobile. Un lessico fantastico. Ho utilizzato un unico colore, che è un bel marroncino, non è nemmeno troppo scuro, con questi toni dorati, che dà comunque uno sguardo un pochino più vispo, più allegro, però rimane molto naturale. Ora vado a prendere un pennellino da applicazione, piccolo pennellino, e vado a prendere un illuminante, in questo caso Mad Night Cowboy, e lo applico un pochino sopra l'arcata, sotto l'arcata sopraccigliare, e anche un pochino all'angolo interno dell'occhio. Proverò per la prima volta insieme a voi questo eyeliner in pelle Kiko, che è della linea firmata dal famoso designer Lovegrove. Utilizziamola insieme per la prima volta.
Il packaging di questi prodotti è fantastico. Degli occhi è quasi finito, vado soltanto ad utilizzare il mascara. Potevo benissimo lasciare anche soltanto l'ombretto, che era carino, però io quando inizio a prendere l'eyeliner in mano, voi già mi conoscete, inizio a dipingere. Come mascara utilizzo il Perversion di Urban Decay. Sempre dalla linea di Kiko Bobro vado a utilizzare questo prodotto, che è sia per le labbra sia per gli zigomi, quindi può essere utilizzato anche come blush. Questa linea mi ha colpito moltissimo, le cose sono molto carine e se volete magari posso girare anche un altro video dove vi faccio vedere gli swatch degli altri rossetti vari. Telefono. Comunque vado a utilizzare questo prodotto qui, il numero 101, lo metto come blush. E poi vado a sfumarlo con le dita. Prima di passare all'applicazione del prodotto sulle labbra, vado ad utilizzare questo illuminante che fece vedere anche nell'haul. Questo è di Urban Decay, si chiama Fireball ed è appunto un illuminante. Lo vado ad appicchiettare qui. E ora veniamo al prodotto labbra, che è sempre lo stesso ed è il numero 101. Ieri sono passata in palestra, vi dico solo questo, ieri sono passata in palestra e ora sono qui a prendere una decisione, ci vado o non ci vado? Non lo so, sono ancora molto indecisa. Come sempre, spero che questo Mi Preparo Con Voi vi sia piaciuto, che il video vi sia piaciuto, vi mando un mega bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ma ciao!